Bonjour mes amis, on commence. L'unità della Chiesa secondo Ireneo il Lione. Il tema dell'unità della Chiesa è tanto presente nell'insegnamento di Ireneo e tanto studiato da molti che si potrebbe dubitare sul senso di trattarlo di nuovo. L'accento da lui posto sulla tradizione apostolica, sulla successione, sulla verità presente solo nella Chiesa e non al di fuori di essa, sono noti agli studiosi. Ciò nonostante, mi sono proposto di riprendere il vecchio topico perché esiste il rischio di leggere Ireneo dalla prospettiva della Chiesa imperiale, successiva al IV secolo, quando i termini da lui usati in un senso ancora generico vennero ad assumere un significato tecnico, dato per esempio che era ormai ovvio che tutti i vescovi venivano ordinati da altri vescovi, per di più con l'imposizione dei mani. Anche il tema della tradizione apostolica, tanto caro a Ireneo, nelle presentazioni odierne viene impostato diversamente, perché vi si include volentieri tutta la prassi posteriore, proprio appunto alla Chiesa imperiale. Alla luce di quella prassi si leggono i testi di Ireneo, che invece niente hanno in comune con essa. Ireneo non fa teorie sulla Chiesa e sulla sua unità, ma affronta i problemi con i quali ha a che fare quotidianamente. La seconda metà del secondo secolo è caratterizzata dalle tensioni all'interno della Chiesa, legate alla sua grande crescita, nonostante le persecuzioni che di tanto in tanto scuotevano la comunità. Uno dei primi problemi era quello di saper conservare la propria identità, in un momento in cui mancano ancora strutture di supporto. Non esiste governo centrale, ma al contrario, sorgono qua e là nuovi profeti o nuove profezie, come il montanismo, le nuove interpretazioni della parola di Dio che attingono a tradizioni filosofiche e culturali diverse e provocano scismi piuttosto che approfondimento della fede. Quelle minacce Ireneo le chiama eresia, e i loro seguaci eretici. La differenza tra l'eresia e la Chiesa, secondo Ireneo, potrebbe essere definita con una proposizione. Le eresie sono molte, invece la Chiesa è una sola. Come provarlo, visto che anche nella Chiesa ci sono variazioni? Una variante doveva essere particolarmente sentita da Ireneo, cioè la differenza riguardo la data nel festeggiare la Pasqua. La Chiesa d'origine di Ireneo, quella di Asia, la celebrava il 14 Nisan, la Chiesa di Roma ed anche quella di Lione la domenica dopo il primo plenilunio di primavera, e tutti si richiamavano alla tradizione apostolica. Ireneo intervenne nel dibattito, confermando la prassi romana, ma difendendo anche la prassi asiatica, come lo sappiamo da Eusebio, e richiamando la sua antichità. Come la Chiesa può essere considerata una con una differenza tanto grande? Sappiamo che Vittorio di Roma volle unificare la prassi e addirittura scomunicare le chiese asiatiche, e Ireneo gli scrisse scongiurandolo e chiedendo il rispetto anche per quella tradizione. L'unità della Chiesa non significa per lui uniformità. La Chiesa Madre invia i suoi figli al Padre, il che Ireneo lo applica ai martiri, e osserva polemicamente che alla moltitudine dei figli di una vera Chiesa si sono aggiunti solo uno o due di loro. Sarebbero degli gnostici che
che si sono aggiunti a quei membri della Chiesa che furono martirizzati a Lione qualche decennio prima. La madre che manda i suoi figli al re è anche la madre Maccabea, alla quale allude la lettera dei cristiani di Lione e di Vienne sulla stessa persecuzione. In tal senso, anch'essa è una figura della Chiesa, la quale nella stessa lettera è presentata pure come Maria Vergine, madre, che continua a generare nuovi figli. La Chiesa può sostenere i suoi figli perché amministra loro la vera fede ereditata dagli Apostoli, benché disseminata su tutto il mondo abitato fino ai confini della terra. Riceve dagli apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio Padre Onnipotente. Grazie a questo insegnamento, la Chiesa, come se abitasse una sola casa, come se avesse una sola anima e lo stesso cuore, e come se avesse una sola bocca, perché la potenza della tradizione è unica, è la stessa. E la fede è una sola e sempre la stessa. Spesso ricorre in Ireneo l'espressione apostoli e i loro successori, cioè i presbiteri. Questi ultimi non sono presbiteri nel senso moderno, cioè i chierici, cioè il secondo grado degli ordini maggiori. Secondo lui, i presbiteri hanno successione nell'episcopato degli apostoli, secondo il beneplacito del Padre. Si tratta non tanto di singoli uomini, ma di gruppi ecclesiani, come negli Atti degli Apostoli, prima i dodici, dopo gli apostoli e gli anziani, cioè i presbiteri, dopo di loro altri presbiteri che continuano la missione di fondare le chiese, come per esempio quelli che fondarono la chiesa di Lione. Era un gruppo di persone, non un solo fondatore. Ne facevano parte quelli che erano stati presi di mira nella persecuzione dell'anno 177, già menzionata sopra. Una dozzina di persone, con un poteinos ormai novantenne, ornato dal servizio di episcopato, diaconia tes episcopes a Lione, e sanctus, diacono di Vienne. È ben probabile che non si tratti del diaconato nel senso moderno della parola, vista la libertà con la quale Ireneo si serve dei termini. Probabilmente era il capo della chiesa di Vienne, come Poteinos lo era di quella di Lione, e il diaconato di tutti e due era forse lo stesso servizio di episcopato, in conformità al Vangelo secondo il quale governare significa servire. Sembra che il fatto stesso di fondare la Chiesa, secondo l'insegnamento degli Apostoli, abbia fatto di loro i successori degli Apostoli e non viceversa. Poteinos i Sanctus non sono stati nominati per fondare chiese, e perciò le loro chiese sarebbero da considerare apostoliche, ma fondarono chiese secondo la tradizione. E così si sono manifestati veri diaconi o presbiteri o vescovi, veri successori degli apostoli. Ireneo non identifica gli apostoli con i dodici. C'erano pure loro, ma al loro posto sono subentrati altri apostoli e presbiteri, che però non furono nominati tali, ma possono essere considerati tali proprio a causa della fedeltà all'insegnamento della Chiesa. Quando parla della testimonianza degli Apostoli, elenca Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo, Barnaba, Filippo, Stefano, Barnaba, Tito e così via, senza preoccuparsi a quale grado appartenessero per altri versi. Al contrario, relictus vero, qui absistunt a principale successione, et quocunque loco colligunt, suspectos habere, che bisognerebbe tradurre:
gli altri che si staccano dalla successione principale e raccolgono da qualsiasi parte, bisogna avere in sospetto. Staccarsi dalla successione principale, ossia originale, significa allontanarsi dall'insegnamento degli apostoli. Questi prendono gli insegnamenti chissà da dove. Il padre Orbe, collega Colligund, a Luca 11:23, qui non est mecum contra me est et qui non colligit mecum disperdat. Raccolgono da varie parti, non da quello che semina Gesù e che dopo di lui seminarono gli apostoli. Più elementi estranei si trovano nella dottrina proclamata, più ci si allontana dalla successione apostolica. Questo porta uno all'eresia, dice nello stesso paragrafo, un altro lo porta allo scisma, un altro ancora alla vanagloria, sempre lontano dalla verità. I primi sbagliano teoricamente, allontanandosi dall'ortodossia. I secondi sbagliano praticamente, separandosi dalla Chiesa. I terzi cadono nella trappola dell'orgoglio, rifiutando l'autorità dei successori degli apostoli, vuol dire dei presbiteri posti a capo delle chiese, i quali hanno un ruolo di servire la Chiesa dirigendola. Ireneo non parla di una mistica successione realizzata attraverso una ininterrotta tradizione di imporre le mani, perché non sono gli uomini a nominare un presbitero, ma lo Spirito. Allude a taluni che ufficialmente hanno avuto parte nella successione, ma l'hanno persa per la cattiva condotta. Sono servi cattivi da evitare al pari degli eretici. Perché l'unità della Chiesa sia garantita, ci vuole una condotta irreprensibile, la quale conferma che il ministro era guidato dallo Spirito Santo. L'unica Chiesa è il luogo dell'operazione dello Spirito. Scrive: nella Chiesa Dio pose apostoli, profeti e dottori, e tutta la rimanente operazione dello Spirito. Di lui non sono partecipi tutti quelli che non corrono alla Chiesa, ma si privano della vita a causa delle loro false dottrine ed azioni perverse. Perché dove è la Chiesa, e lì è anche lo Spirito di Dio, e dove è lo Spirito di Dio, lì è anche la Chiesa ed ogni grazia. Ora lo Spirito è verità. Lo Spirito assicura l'unità perché dona ai successori degli Apostoli il carisma della verità, sempre a condizione di stare nella Chiesa. Esiste un legame stretto tra dottrina e istituzione ecclesiale, la quale è garante della verità predicata. Ma l'istituzione è una realtà più grande che non la somma degli individui. La comunità dei presbiteri succede alla comunità degli apostoli e non necessariamente ogni presbitero, fondatore di una chiesa, era stato personalmente designato da un apostolo, come sembra leggere in Ireneo Jacques Fantino. Vero che Ireneo a volte si esprime come se avesse creduto proprio così. Scrive: possiamo enumerare i vescovi stabiliti dagli apostoli nelle chiese e i loro successori fino a noi. Ma non lo fa se non per la Chiesa di Roma. Ed anche qui non è tutto univoco. Scrive così: ma poiché sarebbe troppo lungo in quell'opera enumerare le successioni di tutte le chiese, prenderemo la Chiesa grandissima e antichissima, a tutti nota, la Chiesa fondata e stabilita a Roma dai due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo. Dunque, dopo aver fondato ed edificato la Chiesa, i beati apostoli affidarono a Lino il servizio dell'Episcopato. Di questo Lino Paolo fa menzione nelle lettere a Timoteo. A lui succede Anacleto. Dopo di lui, al terzo posto a partire degli apostoli,
riceve in sorte l'episcopato Clemente, il quale aveva visto per gli apostoli stessi e si era incontrato con loro ed aveva ancora nelle orecchie la loro predicazione e davanti agli occhi la loro tradizione. E non era il solo, perché allora restavano ancora molti che erano stati ammaestrati dagli apostoli. Lino, Cleto e Clemente non sono quindi successori di Pietro, ma di Pietro e Paolo. Loro due rappresentano il collegio degli apostoli, che affida la cura delle chiese ai vescovi. A Lino succede Cleto o Anacleto, ma non è detto che fosse stato Lino a ordinare Anacleto. La Chiesa di Roma lo ha eletto successore sotto la guida dello Spirito Santo perché si dimostrava fedele alla tradizione apostolica. La Chiesa gli ha conferito il carisma dell'Episcopato, oppure lo Spirito gli donò il carisma. La Chiesa lo riconosce e gli conferisce la funzione. L'ultima frase del testo citato mi sembra sintomatica. Non era solo Clemente il portatore della tradizione, ma erano molti altri, tra i quali Clemente è stato eletto guida. Ci si potrebbe domandare da chi fosse stato eletto, ma Ireneo non suggerisce che si debbano conoscere i nomi. La comunità ecclesiale, istituzionale, fedele alla tradizione apostolica, è competente per dare un successore al vescovo scomparso sotto la condizione di rimanere dentro la tradizione. Questa è la condizione sine qua non. A causa del carisma apostolico di Pietro e Paolo, la Chiesa di Roma occupa un posto centrale e la comunione con essa è misura della fedeltà alla tradizione. Ireneo crede fermamente che lo Spirito Santo preserva questa Chiesa dall'errore e non c'è bisogno che lo si stabilisca con una legge e che il Vescovo di Roma dovesse intervenire per confermare uno e condannare un altro. Il caso della controversia intorno alla data della Pasqua lo mostra a sufficienza, come abbiamo accennato all'inizio di questa presentazione. Certo, nei secoli a venire la narrazione cambierà e nel Liber Pontificalis Pietro sarà già considerato il primo vescovo di Roma, il quale ordina Lino, Cleto e Clemente, ma neanche i suoi autori possono intuire chi avesse ordinato i vescovi seguenti. Nessun apostolo è detto vescovo da Ireneo. Neanche Pietro fu vescovo di Roma. Chiaramente dice che il primo vescovo fu Lino, il secondo Anacleto e così via. Nel secondo secolo non si parla ancora della validità dell'ordinazione assicurata dalle prescrizioni giuridiche. La successione apostolica è garantita dall'istituzione ecclesiale fedele alla tradizione e non dal diritto di quella istituzione. Gli eretici non appartengono alla Chiesa, non perché non hanno conosciuto nessun apostolo o presbitero, ma perché osano selezionare i libri sacri, ne fanno una raccolta arbitraria, nelle spiegazioni non prendono in considerazione la totalità delle scritture, perciò si espongono al pericolo di bestemmiare Dio, inventando per esempio un demiurgo distinto da Dio Padre. Ad essi manca anche la carità, il che fa loro escludere dalla salvezza quelli che chiamano filicoi in nome della propria gnosi, come i valentiniani, o i lapsi e poco perfetti in nome delle proprie profezie, come i montanisti e altri cataroi. In contrasto con i gnostici che formano varie scuole e fanno capo a vari maestri, la Chiesa, grazie allo Spirito Santo, rimane una e la stessa,
l'insegnamento dappertutto è lo stesso. Ireneo porta l'esempio di Germania, Iberia, Egitto, Libia, Oriente. In tutte quelle chiese sempre a capo c'è un vescovo istituito da qualche apostolo o presbitero, fondatore della chiesa. Ma siccome il vero fondatore è lo Spirito Santo, lui stesso provvede che i vescovi che si succedono abbiano lo stesso carisma. Solo col passare dei tempi si stabilirà la necessità di prescrivere che per istituire un vescovo ci fosse bisogno degli altri vescovi. Ma io non conosco nessuna testimonianza di questa prassi nei primi 3 secoli. I tempi però cambiano. Nel 4° secolo saranno i vescovi i sinodi a garantire la fedeltà della tradizione, non più la comunità che la viveva. Quei molti altri di cui parlava Ireneo non hanno più molto da dire. La prassi nata del canone IV di Nicea, che i consacranti di un vescovo debbono essere almeno 3, passa adesso per essere tradizione apostolica, il che si dimostra un abuso alla luce dell'insegnamento di Ireneo. Certo, in questo contesto spesso viene chiamata in causa la tradizione apostolica attribuita a Ippolito e datata quindi agli anni 20 del 3° secolo, dove si dice che il vescovo ad ordinare i vescovi e gli altri chierici. Ma tale attribuzione è puramente mitica, basata su una serie di equivoci legati alla famosa statua di San Ippolito della Biblioteca Vaticana, la quale, nonostante la testa barbuta, non ha niente in comune con Ippolito. La tradizione degli apostoli di San Ireneo non ha molto a che vedere con le prescrizioni posteriori, proprie della Chiesa imperiale. Il diritto romano applicato alla Chiesa è riuscito a sostituirsi alla tradizione vera ed è compito dei patrologi renderlo evidente. Per ridonare alla Chiesa la forza dello Spirito, della crescita che è il vigore della predicazione apostolica. Altrimenti non ci sarà altro che la sostituzione di un codice del diritto ad un altro codice, ugualmente arbitrario e privo della forza dello Spirito. Ai legislatori della Chiesa imperiale si potrebbero applicare le parole di Ireneo: in effetti tutti questi vengono molto dopo i vescovi ai quali gli apostoli affidarono le chiese. Ma non c'è da avere paura, perché in via di quelli che appartengono alla Chiesa percorre il mondo intero, perché possiede la solida tradizione derivante dagli apostoli e ci consente di vedere che una sola e medesima è la fede di tutti, perché tutti credono in un solo e medesimo Dio Padre, ammettono la medesima economia dell'incarnazione del Figlio di Dio, riconoscono il medesimo dono dello Spirito, meditano gli stessi precetti, osservano la stessa forma di organizzazione della Chiesa, attendono la stessa venuta del Signore e sperano la stessa salvezza di tutto l'uomo, cioè l'anima e del corpo. Dunque la predicazione della Chiesa è vera e solida, perché presso di lei appare in tutto quanto il mondo una sola e medesima via della salvezza. Forse Ireneo è stato troppo ingenuo pensando che la Chiesa potesse riuscire a mantenersi fedele alla tradizione apostolica per la propria forza interna, per l'obbedienza alla guida dello Spirito Santo. Forse sarebbero stati necessari le prescrizioni legali e il diritto per aiutare ad orientarsi. Ciononostante, Ireneo ammonisce che nessuna di queste prescrizioni dovrebbe porsi al posto della tradizione.
perché le leggi possono cambiare, la tradizione invece no. Come abbiamo visto, l'unità della Chiesa si esprime nella comunità con la Chiesa di Roma. È interessante notare che Ireneo non parla della comunità con il Vescovo di Roma, ma con la Chiesa di Roma. La controversia intorno alla data della Pasqua e l'intervento di Ireneo presso Vittorio Romano mostrano che non si tratta dell'obbedienza verso di lui, ma della fedeltà alla tradizione degli Apostoli. Secondo Ireneo, un Vescovo di Roma può avere le proprie idee su vari temi, ma non può imporre niente al di fuori di ciò che quella tradizione ha tramandato. Grazie per l'attenzione.